a tutti ragazzi, qui Jed vi sta parlando. Oggi sono qua per mostrarvi dove si trova Xur nella 44esima settimana di Destiny, ossia nel weekend tra il 10 e il 12 luglio. Anche questa volta Xur si trova sulla torre e per arrivarci bisognerà semplicemente spawnare e andare a destra verso l'hangar, come appunto l'altra settimana. E attraversati i vari corridoi e scese le scale, non bisognerà andare a destra come l'altra volta, ma bensì andare a sinistra. Continuare dritto, ci saranno altre scale e poi dovrete girare a destra. Fatto ciò, andate tutto dritto e vedete vicino al muro, proprio in fondo alla stanza, troverete Xur. Questa settimana Xur vende delle cose davvero interessanti, anche se personalmente non sono molto interessato dato già le possiedo tutte. Comunque, andiamo in ordine. Come armatura per il titano vende il casco Eterno Guerriero, luce 42 ovviamente, intelletto 69, disciplina 58. A mio parere ciò che lo rende un buon casco è il fatto che ripristina la salute ogni volta che si raccoglie una sfera di luce. Per il cacciatore abbiamo il cimiero del lupo alfa. Che cosa fa questa armatura? Essenzialmente rianima più velocemente i compagni. E questo qua secondo me è un bonus molto importante che rende questa armatura molto molto fondamentale, soprattutto quando magari si affrontano le proprie diosiride. Altra armatura molto interessante questa volta per lo stregone è la veste purificatrice, che vi permette di disorientare i vostri nemici una volta attivata la radianza. Poi come arma vende il piano C. Se non sbaglio il piano C è stato venduto poche settimane fa, anche se sinceramente non ne sono molto sicuro, non me lo ricordo molto. E poi alla fine come sempre frammento esotico e anche questa settimana engramma esotico del casco. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile, noi ci becchiamo prossimamente con tanti nuovi video. Seguitemi su tutti i social, iscrivetevi al canale, lasciate un piace e un commento qua sotto. Lasciatemi qua sotto nei commenti se volete delle domande per il Fact Time. Vi ricordo che alle 15 esce un altro video su GTA, dato che molti me l'avete chiesto sotto l'ultimo video che ho fatto su GTA. Noi ci becchiamo prossimamente, come ho detto prima, bella!